Grazie di essere qui. Il eh, dottor Bagliantini oggi è impegnato altrove, quindi mi ha dato il compito, gradito peraltro, di eh, presentare il relatore di oggi. Eh, il relatore di oggi, come vedete, è un giovane studioso, classe 1989, quindi non è un millennio, ma ci manca poco, eh, laureato eh, con il vecchio ordinamento a Bologna, eh, ha fatto la laurea magistrale a Bologna, ha fatto il master ancora a Bologna adesso sta lavorando la sua tesi di dottorato nel stadio Urbino. Eh, pur, appunto, essendo giovane, ancora impegnato nella, nelle ricerche, ha già all'attivo eh, pubblicazioni e collaborazioni importanti, intanto eh, in campo audiovisivo, perché si è occupato anche di eh, uso dei social media e quant'altro, ma eh, si è occupato anche, se mi fa piacere dirlo, visto che ne faccio parte, di storia militare. E ha contribuito con una sua relazione a un grosso convegno organizzato dalla Società Italiana di Storia Militare eh, sullo sbarco alleato in Sicilia, che è uno dei, dei, dei temi cruciali di questo anniversario del 1943. Chiaro che l'altro tema cruciale eh, di questo periodo, evidentemente, è la caduta del fascismo, l'implosione del regime fascista in Italia. E poi eh, la conseguenza eh, che ne deriva di un 8 settembre del 43, eh, che dimostra, nel, nel periodo appunto badogliano, che l'impossibilità eh, in sostanza del vecchio mondo liberale di tornare, di rinunciare alle superfettazioni fasciste e tornare alla, a quello che era lo Statuto Albertino. In qualche modo la debolezza delle istituzioni politiche italiane, militari, ma soprattutto politiche, di quel periodo. In realtà eh, è in realtà quella che poi eh, richiede più di qualsiasi altra cosa la nascita di quella che sarà la costituzione repubblicana. Quindi è un tema eh, ovviamente importante, eh, ma è un tema appunto molto noto e poco conosciuto, nel senso che eh, tutti sappiamo più o meno, che il 25 luglio del 43 il fascismo cade, che cade addirittura per una questione procedurale, semplicemente un voto su un ordine del giorno. Ma in realtà, non molti di noi eh, conoscono eh, tutti gli interventi di quella lunghissima notte che segna la fine del potere di Mussolini, almeno nell'Italia unita. E il lavoro che ha fatto Francesco Pellegrini è stato proprio quello di restituire voce a tutti i protagonisti. Eh, ci cioè è andato a cercare eh, le voci di tutti gli interventi di quella lunga notte, e, eh, ed è quello che ci racconterà e ci spiegherà oggi. Eh, come sempre, gli ho chiesto di rimanere eh, fino a non, non andare oltre le 18.45 in maniera che ci sia uno spazio per domande o interventi. Eh, vi chiedo la cortesia di eh, o spegnere i vostri cellulari o quantomeno di silenziarli in modo da evitare che a metà della, della relazione qualcuno ci chiami non desiderato e non richiesto. Vi ringrazio ancora e lascio ovviamente la parola a lui. Perfetto. Ringrazio per l'invito, è davvero una grande opportunità poter essere qua a raccontare diciamo, il mio libro, presentarlo a questo, devo dire, numerosissimo eh, pubblico che mi dà ancora più stimolo in questo senso. Ehm, io ho deciso di impostare il mio intervento mh, ricalcando quella che l'impostazione stessa del libro. Quindi una prima parte introduttiva che serve a contestualizzare gli eventi che porteranno alla caduta del fascismo e alla seduta del Gran Consiglio, e poi raccontare eh, mh, brevemente, chiaramente in maniera sintetica, quanto è accaduto quella notte. Chiaramente nel libro è spiegato in maniera, tutto in maniera più approfondita e, e dettagliata. E ho deciso di partire in particolare da un un evento forse poco noto ai più, di cui si è poco parlato, ma che è cruciale per comprendere quanto accadrà tre anni dopo. Siamo il 14 marzo del 1940, è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, um, l'Italia non è ancora entrata in guerra. Um, ancora non è chiaro um, chi vincerà, in sostanza, tra la Germania di Hitler eh, e l'Impero Britannico e la Francia, poiché la Francia non è ancora stata investita. Dall'attacco tedesco non è ancora crollata e mh, la monarchia ehm, sente mh, per la prima volta in maniera mh, più eh, decisiva l'esigenza di proporre un'eventuale alternativa a, al governo di Mussolini. In questa, mh, vengono raffigurate in questa slide quattro personalità centrali, in questo senso abbiamo. E il duca Acquarone, ministro della Real Casa e uomo di fiducia di Vittorio Emanuele III, suo eh, vero e proprio factotum a livello politico. Abbiamo il ministro degli esteri Galeazzo Ciano, eh, genero di Mussolini e suo Delfino per certi versi, e il principe Umberto. Perché il principe Umberto? Perché sarà proprio Umberto la fonte di quanto adesso vi racconterò, insieme a Ciano, di, che parla di questo evento in maniera proprio sintetica nel suo diario. In sostanza, eh, cosa vuole fare il re? Il re, attraverso Acquarone, cerca di sondare Ciano. Per eh, capire se c'è la possibilità di eh, provocare la convocazione di un Gran Consiglio che possa mettere eh, in minoranza Mussolini e quindi fornire al re uno strumento costituzionale per intervenire. Questo appunto perché il re, consapevole delle difficoltà in cui versa l'esercito, che rischia di essere travolto in una guerra uh, fallimentare, avverte. Cautamente sempre, eh, l'esigenza eh, di tutelarsi in questo senso e ha bisogno di un uomo di sua fiducia all'interno della gerarchia fascista che possa portare avanti questo. E chi meglio di Ciano, ah, facendo leva sulla sua ambizione, sull'età. E sulla sua vicinanza, comunque importanza eh, all'interno de, del mondo Mussolini, eh, viene, si decide proprio di puntare su di lui. Acquarone spiega in sostanza a, a Ciano qual è la situazione. Ciano eh, fa di fatto, orecchio da mercante non se la sente di intervenire in prima persona, sia per il legami che ha con Mussolini, sia perché si tratta comunque di una faccenda piuttosto delicata e l'argomento muore lì. Non se ne riparla più per diverso tempo, anche perché poi c'è il crollo della Francia. A quel punto, anche all'interno delle forze armate, nel mondo vicino alla monarchia, della politica eh, romana, l'orientamento verso la guerra assume un aspetto più eh, positivo, si ritiene appunto che. Per quanto le forze armate non siano pronte ad affrontare una guerra moderna di questo tipo, tuttavia il crollo del nemico permetterà eh, di, di poter partecipare al, al banchetto della pace al termine del conflitto. E quindi il progetto del Gran Consiglio viene messo in soffitta e verrà eh, ritirato fuori, come vedremo successivamente. Momento chiave di svolta eh, nella storia italiana a livello militare e politico è eh, nell'autunno del 1942 la disfatta di La Main. Eh, in Nord Africa, in Egitto, che spinge eh, le forze dell'asse a una disastrosa ritirata verso la Tunisia. Contestualmente, eh, gli americani sono sbarcati eh, in Nord Africa, dall'altra parte del fronte, si accingono a stringere una morsa da una parte eh, gli inglesi, dall'altra parte gli, gli americani e le truppe dell'asse, e quindi a spostare sempre di più il baricentro del conflitto verso le coste italiane, verso il territorio della madre patria. Ricordiamo che fino a questo momento... Eh, fino al 1943 l'Italia non verrà investita mai direttamente dalla guerra, sarà considerata qualcosa di oltremare, di, di più lontano. C'erano le incursioni chiaramente dell'aviazione nemica, ma eh, ehm, direttamente il territorio non era stato ancora investito. E, ehm, è un periodo questo particolarmente complicato per Mussolini perché oltre alla questione militare vi è anche una questione personale che lo riguarda, ehm, i suoi disturbi gastrici. Subiscono un aggravamento importante tanto che eh, gira la voce che abbia un tumore allo stomaco. Eh, verrà sottoposto a un ciclo di, eh, di visite di specialisti eh, che concluderanno: si, tratta, si tratterà sostanzialmente di una forma mh, di origine per lo più nervosa, eh, tuttavia, all'interno della gerarchia politica e soprattutto militare, eh, la voce che Mussolini posta presto cadere vittima di una malattia fatale eh, scatena gli appetiti per certi versi, quindi si comincia a parlare di una sua sostituzione eh, in maniera sempre più concreta, ad esempio abbiamo il diario di eh, Vittorio Ambrosio che era capo di stato eh, maggiore dell'esercito e generale di salda tradizione piemontese, dove vedremo in seguito diventerà capo di stato maggiore generale, appunta una, un testo molto importante, scrive, visita a Bonomi, proposta a Badoglio, obbligazione a sua maestà, il principe Armi Cavallero, che detto così è poco chiaro, ma in realtà una successiva analisi più approfondita. Questo, questo scritto ci dà l'idea che, messo letteralmente nero su bianco su carta, vi è l'idea che appunto si possa um, andare avanti verso una sostituzione di Mussolini con Badoglio che preveda però anche un rivolgimento interno all'interno della stessa monarchia italiana, perché appunto sarebbe seguito dall'abdicazione del re e quindi anche dell'assunzione della corona da parte del principe. Mussolini, nelle sue memorie, scriverà eh, successivamente questo è il primo accenno al colpo di Stato ed in effetti, dal punto di vista documentario, eh, così sembrerebbe, visto che poi Ambrosio sarà tra i protagonisti di quello che vedremo essere il complotto militare. Dicevamo appunto: Ambrosio diventa capo di stato maggiore generale in sostituzione del generale eh, Cavallero che aveva sostituito Badoglio eh, tre anni prima. Eh, vedete Ambrosio, vedete al centro il generale Castellano, figura chiave, perché sarà colui che successivamente eh, gestirà i, tra, le trattative di resa tra l'Italia e, e le, le forze alleate, e soprattutto il braccio destro di Ambrosio, quindi sarà colui a cui verrà affidato il piano. Eh, per la cattura di, di Mussolini il 25 luglio e Cavallero, appunto, che viene mh, giubilato, in questo senso, anche a causa delle, delle, della gravissima situazione militare in cui versava, eh, versavano le forze armate italiane in quel momento. E il lavoro di Castellano fu particolarmente abile perché seppe lavorare fianchi Fianchiciano, che era. Caduto in forte crisi con, uh, con uh, Cavallero e spingere Ciano e quindi di conseguenza Mussolini verso la, la scelta di Ambrosio come nuovo capo di Stato maggiore generale. Ripeto, Ambrosio era legatissimo alla monarchia, era un generale di salda tradizione piemontese, e, mh, aveva comandato unità italiane eh, in Jugoslavia, e in particolar modo in Croazia. E, e quindi era un, aveva chiaramente un curriculum importante da questo punto di vista anche per lo stesso Mussolini, ma la ragione per cui venne, venne eh, scelto eh, risiedeva proprio nel fatto che era un personaggio eh, che vedeva la sua lealtà sostanzialmente eh, nei confronti della monarchia, la monarchia sapeva che di lui poteva fidarsi al 100% quando sarebbe giunto il momento. E, mh, quindi, in sostanza, le prime tessere del puzzle si cominciano a, 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 a incastrare in maniera ordinata. Mussolini decide di cambiare non solo il vertice delle forze armate, ma anche eh, cioè, fa un cambiamento forte a livello politico. Mussolini era solito in determinati momenti, vuoi per distrarre l'opinione pubblica, vuoi per dare all'opinione pubblica stessa un pasto dei colpevoli, comunque quando era il momento sentiva giunta l'ora di un cambio della guardia, così era chiamato all'epoca, cioè di un vasto cambio di, di ministri all'interno del suo governo. E, I nomi in questo caso sono davvero importanti perché, dicevamo Ciano, Ciano è costretto a lasciare il Ministero degli Esteri ed andare a, in Vaticano come ambasciatore del Regno d'Italia. È importante questo aspetto perché sì, rinuncia agli esteri, eh, anche perché la, le sue posizioni sui, contro i tedeschi, la sua posizione fermamente critica contro la guerra, iniziavano a mettere in imbarazzo lo stesso Mussolini, ma andare in Vaticano significava rimanere in contatto con la diplomazia straniera, che manteneva, eh, anche le potenze nemiche dell'Italia, mantenevano le loro legazioni diplomatiche in Vaticano. Quindi è un ruolo importante, tanto che Mussolini, dopo averlo proposto a Ciano, appunto di diventare ambasciatore in Vaticano, ebbe un ripensamento, e, ma era troppo tardi, oramai la, la, la ratifica della nomina era già stata inviata e quindi non si poteva più tornare indietro. Abbiamo Bastianini, altro gerarca fascista perugino, eh, ex quadrista della prima ora, che diventerà invece sottosegretario agli esteri, perché sarà Mussolini a prendere da Ciano la, la, la delega agli esteri. Abbiamo Dino Grandi, che sarà il grande protagonista e che mh, da, mh, sostanzialmente è presidente della, della Camera dei fasci delle corporazioni e questo gli permette di avere contatto diretto con, uh, con il re e, e vedremo come questi contatti saranno decisivi. Poi abbiamo Cini, eh, Vittorio Cini, che mi diventerà mh, ministro delle comunicazioni, un imprenditore molto legato a Venezia, tra l'altro, e che avrà anche lui un ruolo uh, importante nel senso che... La sua posizione contro il proseguimento della guerra verrà fuori durante un Consiglio dei Ministri, successivo nel giugno del 1943, Uno scontro così duro con Mussolini che porterà Cini a dimettersi e le sue dimissioni saranno accettate solamente l'indomani della seduta del Gran Consiglio. Ehm, arriviamo al marzo del 43, e la situazione militare continua a essere eh, gravemente deficitaria. E eh, Ambrosio, eh, per la prima volta, secondo quella che è la documentazione è a noi disponibile, in questo caso parliamo del diario di Puntoni, che era aiutante di campo de del re e quindi era una figura vicinissima a Sovrano, che mh, raccolse eh, in un diario eh, molti degli sfoghi del re, che era un uomo molto riservato. Che non era abituato ad aprirsi i questi collaboratori, i pochi con cui si apriva erano appunto acquarone e, e Puntoni, e Puntoni scrisse appunto questo, questo importantissimo libro, e eh, appunta è giunto il momento di defensare Mussolini sostituendolo con Badoglio, Mussolini è ormai nelle mani di Hitler e per lui quel che conta è salvare il fascismo, queste sono eh, le parole di, di Ambrosio, quindi parliamo del capo di Stato Maggiore generale appena eh, scelto da Mussolini, colui che quindi comanda le forze armate. A, che cerca di spingere il re a, a trarre le conseguenze di una situazione che oramai è vista sempre come sempre più eh, non risolvibile. Ma il re non è convinto, risponde: Uno sbaglio nella scelta del tempo potrebbe essere fatale per il paese. Sappiamo il carattere eh, insicuro di Vittorio Emanuele, il voler valutare fino all'estremo le conseguenze di ogni sua azione, parliamo comunque di sostituire Dittatore che è al comando di un regime che governa da vent'anni, da più di vent'anni, e con anche la collaborazione attiva, a volte passiva, altre volte della monarchia stessa. Quindi si tratta di una decisione forte che, per la, la, le caratteristiche di Vittorio Emanuele, richiede un, un, ancora un periodo di, di incubazione. E in realtà, il sovrano spera, spererebbe, eh, in una presa di posizione chiara e netta dello stesso Mussolini nei confronti dei tedeschi perché. Mm, chiaramente firmare una pace separata, o quantomeno uh, spingere l'Italia fuori dal conflitto, è qualcosa che non può essere fatto senza uh, un accordo con i tedeschi. Almeno questo imporrebbe il patto d'acciaio firmato da Ciano alcuni anni prima. E quindi. Eh, in questo periodo, e vedremo sempre di più successivamente, la speranza tanto della monarchia quanto di alcuni ambienti del fascismo e dell'esercito sarà riposta nelle, nelle mani di Mussolini. Quindi, Mussolini consapevole della situazione che lui per primo fa un passo indietro, ma è qualcosa che non accadrà. Eh, altro elemento importante del periodo è l'ondata di scioperi che colpì eh, il nord Italia, in particolare le città di Torino, Genova e Milano. Era la prima volta da quando il fascismo era diventato regime che in Italia si scioperava e si scioperava con questi numeri parliamo di astensione del lavoro in aziende importanti che erano tra l'altro coinvolte nella produzione bellica e, e a questi scioperi e manifestazioni parteciparono anche membri della milizia fascista iscritti al partito e, e Mussolini mh, fu costretto in questo senso a venire incontro alle richieste di, di coloro che manifestarono in quel momento, mh, chiaramente lo sciopero partì con delle rivendicazioni salariali eh, dovute a, a, a quel particolare momento, ma in realtà eh, lo sciopero era stato favorito eh, direttamente da agenti comunisti all'interno di queste fabbriche membri del partito comunista sotto mentite spoglie che praticamente avevano come fine, da un lato sì, eh, ehm, cercare di portare a casa condizioni migliori, ma in realtà era uno sciopero politico, era uno sciopero contro la guerra, contro il regime, quindi era anche un po' una prova di forza per vedere fino a che punto le organizzazioni clandestine erano in grado di suscitare appunto eh, una reazione nel paese. E effettivamente fu un grande successo questo sciopero perché Mussolini appunto... Mh, Accettò queste condizioni, d'altro canto, però, l'azione degli organi di polizia si concentra contro gli organizzatori, che furono quasi tutti raggiunti da mandati di, di cattura e costretti alla, alla prigione dopo la condanna del tribunale speciale. Però, quello che è importante è che per la prima volta dopo tanti anni. Anche quella che era una caratteristica del fascismo tipica, cioè il controllo capillare delle organizzazioni la, dei lavoratori all'interno delle fabbriche, quindi l'impossibilità di arrivare a scioperare, insomma a, in, anche su questo il fascismo iniziava a crollare dall'interno. E il, il successo dello sciopero fu tale che appunto mh, le stesse organizzazioni fasciste ne furono travolte. E arriviamo al convenio di Kleistam, 7-11 aprile del 1943. Eh, Mussolini va a Salisburgo mh, incontra Hitler e mh, Mussolini. L'obiettivo di Mussolini in questo, in questo convegno si può, lo si può riassumere brevemente: eh, nel cercare di convincere Hitler a, ad accettare una pace con l'Unione Sovietica. Eh, se non una pace, quantomeno una tregua, che permetta alle forze dell'asse di riorganizzarsi, che permetta quindi all'Italia di poter eh, avere. Del tempo per poter eh, lavorare magari a una controffensiva in Nord Africa, a puntellare le posizioni difensive, insomma, concentrare gli sforzi eh, in quello che è il teatro del Mediterraneo, nella guerra contro eh, gli inglesi, in particolare, che gli sta più a cuore. Hitler come risponderà a queste suggestioni? Risponderà in maniera decisamente negativa. Iter ribadirà che quella contro l'Unione Sovietica non è una semplice guerra militare, ma è molto di più: è uno scontro tra, tra una civiltà superiore e una razza inferiore, tra il nazionalsocialismo e il bolscevismo, una guerra che prevede semplicemente la vittoria dell'una e lo sterminio dell'altro, e che quindi questi sono ragionamenti che non possono essere neanche presi in considerazione. Quindi l'obiettivo politico e militare di Mussolini fallisce. E come conseguenza di, di questo fallimento, eh, la gerarchia militare ha un, è ancora più spinta a prendere in considerazione l'idea di mettere da parte Mussolini. È proprio al ritorno da Clessem che il generale Ambrosio ordina al generale Castellano, li abbiamo visti prima, eh, di ideare e preparare un piano eh, per catturare Mussolini. Un piano che poi, con qualche piccola modifica, sarà quello che verrà messo in opera il 25 di luglio. Chiaramente sono piani. I militari agiscono su impulso dei loro superiori e il vertice della catena di comando resta sempre il re. Il fascismo come reagisce all'ondata di scioperi e alla crisi morale che lo sta attanagliando a livello politico? Mussolini decide di eh, richiamare eh, nel partito e, e affidargli la guida a un vecchio squadrista della prima ora, eh, Scorza, ehm, di origine calabresi ma di fatto mh, legatissimo alla Lucchesia. Una zona quindi era stato tra i corresponsabili della morte, de, ad esempio, del deputato Amendola, perché l'aggressione che lo colpì poi a, a morte fu organizzata dagli squadristi di Scorza. Era caduto in disgrazia nel partito anche per i suoi atteggiamenti intransigenti. E dopo diversi anni rientrò e Mussolini, nel tentativo di sferzare l'opinione pubblica, eh, Quasi minacciando una nuova ondata squadrista nei confronti di chi non, non era più allineato, decise di, di richiamarlo al comando. Ma in realtà non cambiò molto mh, a livello di gestione dell'opinione dell pubblica e soprattutto dell'ordine all'interno, perché mh, oramai gli organi del partito erano in una fase tale da. Non, non bastava certo uno scorza a, a risollevarli. E quindi Scorza si limitò a fare grandi discorsi roboanti, retorici, eh, improntati tutti sulla, sulla la, la tipica frase mitica, non, non cederemo mai, non ci arrenderemo mai, combatteremo fino all'ultimo, molto altro non, 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 non seppe proporre e, e lo, Mussolini quindi vide in questo senso anche in questo caso fallire i suoi obiettivi perché Mussolini si, si proponeva appunto come, dice, come si dice in questa frase si dice che sarebbe finito svanito o malato ebbene lo si vedrà da sabato Comincerà la terza ondata ma appunto non ci sarà nessuna terza ondata perché eh, il partito non era più in grado di controllare la nazione vi era una frattura decisiva e fortissima tra la nazione in guerra e il partito stesso frattura alla quale aveva contribuito il partito stesso nel dichiarare la guerra che l'Italia stava combattendo come la guerra fascista e quindi se quando stai vincendo la guerra la, è la guerra del fascismo ora che la stai perdendo a maggior ragione per una parte dell'opinione pubblica è la guerra del fascismo che ha portato la, la, la nazione sull'orlo del, del disastro ma un evento decisivo per capire per arrivare al percorso di, di crollo di, de, del fascismo di Mussolini è la caduta di Tunisi come dicevamo Morse nella, nella, nella morsa delle, delle forze alleate, eh, le forze italo-tedesche in Nord Africa, eh, sono costrette ad arrendersi. In particolar modo, eh, la prima armata eh, è costretta a, a capitolare dopo, tra l'altro, i tedeschi, quindi comportandosi anche eh, bene dal punto di vista militare, ri con riconoscimenti anche da parte del nemico. Tuttavia, l'incapacità di eh, inviare rinforzi attraverso il canale di Sicilia, che veniva continuamente bersagliato dalle unità nemiche. E il fatto di battersi di fatto schiena al mare con un nemico superiore costrinse appunto le, le truppe del maresciallo Messe ad accettare l'intimazione di resa degli alleati. Quindi in sostanza la guerra si avvicina al territorio nazionale e il re finalmente sembra eh, comprendere, oramai senza troppi dubbi, che la situazione sia. Eh, sia irrisolvibile, infatti scrive in uno di questi appunti, qui li vedete eh, vergati personalmente dal re e nella sua tipica scrittura in corsivo, scrive si deve ora fare di tutto per tenere il paese unito e non fare discorsi retorici e a sfondo solo fascista, non si dovrebbe dimenticare di fare le possibili cortesie agli uomini dei governi dell'Inghilterra e dell'America, bisognerebbe pensare molto seriamente alla possibile necessità di sganciare le sorti dall'Italia da quelle della Germania il cui crollo interno potrebbe essere improvviso come il crollo dell'impero germanico nel 1918. Sono, sono parole importanti, stiamo parlando del re d'Italia che per statuto, articolo 5, ha la potestà su Mussolini, di fatto per statuto il re può decidere di licenziare il suo primo ministro quando lo ritiene eh, giusto. E, quindi il re si è reso conto che la guerra è perduta, in sostanza. In lui c'era anche... Il fantasma della Prima Guerra Mondiale, quando una Germania che ancora eh, aveva truppe sul territorio nemico e non era stata invasa dalle truppe nemiche, e crollò internamente all'improvviso e, e questo crollo interno portò poi alla fine dell'intesa eh, dell di fatto, che era già stata colpita dalla, dalla, dalla resa austriaca. E, e quindi il re, consapevole della situazione oramai compromessa, capisce che gli serve una carta da giocare e ritira fuori quello che era il piano da cui siamo partiti. Se ricordate, del, del 1940, l'incontro tra Acquarone e Galeazzo Ciano. Il re, tipico a caratteristica di Vittorio Emanuele III, è stata la sua attenzione eh, quasi maniacale al rispetto del, di un certo tipo di. Eh, di come dire, usanze costituzionali, nel senso che il re eh, non, non aveva appunto il carattere decisionista eh, che possono aver avuto magari altri sovrani in altri momenti della storia della stessa casa di Savoia e sentiva l'esigenza di eh, appoggiarsi, appoggiarsi in sostanza. O a un fatto nuovo, clamoroso il crollo della Germania, magari su un certo fronte, o a un fatto interno italiano come una crisi politica interna al fascismo stesso. E quindi, se prima avevano, la monarchia aveva provato a puntare su Ciano, ma adesso abbiamo visto Ciano è caduto in disgrazia, non ha più l'importanza di un tempo, ora vede Indino Grandi il personaggio politico chiave per poter arrivare ai propri obiettivi. E cosa dice il re durante un incontro con Grandi del 4 giugno? Dice eh, a, a Dino Grandi, le ho detto mille volte che io sono un re costituzionale e che deve essere il Parlamento ad indicarmi la strada. Oggi il Parlamento tace, è imprigionato, io lo so, ma c'è anche il Gran Consiglio che potrebbe in via eccezionale costituire un surrogato del Parlamento. E, e poi riprende. Anch'io credo che un capovolgimento sia necessario nella situazione italiana. E la si affitti del suo re e lavori per facilitarmi il compito, mobilitando l'assemblea legislativa e magari in gran il Gran Consiglio come surrogato del Parlamento. Ma non riveli a nessuno quello che le ho detto. Quindi, questo è mh, scritto anche qui nero su bianco: questo è il diario di Grandi, eh, il piano che ha in mente il re per cercare di eh, dare una svolta alla situazione chiaramente il Parlamento non è più in grado di, eh, di assumersi delle decisioni di questa gravità perché trasformato in, in Camera dei fasci delle corporazioni è stato svuotato della sua forza costituzionale quando un tempo in epoca liberale i governi erano sottoposti alla fiducia, sfiducia del Parlamento, similmente a quello che accade oggi. Il Senato era stato fascistizzato negli anni eh, e aveva meno forza, ma vedremo che lo stesso Senato si muoverà parallelamente al Gran Consiglio per provocare una, una, una riunione che appunto possa, potesse portare a un voto di sfiducia, ma è il Gran Consiglio del fascismo quindi, ehm, che è organo costituzionale, ricordiamolo, che può avere la facoltà in questo senso quindi di fornire al re l'indirizzo che la nazione chiede. Quindi con gli organi costituzionali sospesi è il Gran Consiglio l'unica carta istituzionale e costituzionale che eh, potrebbe dare il colpo decisivo al regime questo il re lo intuisce questo il re lo sa ha bisogno di qualcuno che faccia il suo gioco all'interno di questa assemblea e, e quest'uomo sarà Dino Grandi ma il re ancora una volta non è convinto non è convinto perché intanto gli alleati non hanno ancora messo piede sul territorio nazionale eh, sbarchi di, delle dimensioni che vedremo in Sicilia non erano ancora mai stati fatti quindi lasciavano ancora dei dubbi la speranza di Vittorio Emanuele era che caso di fallimento dello sbarco alleato l'Italia avrebbe avuto maggiori chance per farsi rispettare in sede negoziale nei confronti degli alleati stessi ma c'è anche una ragione più intima che sta tutta nel rapporto peculiare tipico che vi era tra Vittorio Emanuele e Mussolini il re stimava Mussolini aveva collaborato con lui per tanti anni e, e non era convinto che vi fossero nel panorama nazionale personaggi di di questa levatura dal suo punto di vista. Insomma, non se la sentiva di licenziare quello che era stato un suo fedele collaboratore per tanti anni. Infatti, si lasciò scappare eh, al generale Puntoni, che poi annota nel suo diario, eppure quell'uomo è una gran testa. e siamo, ancora, siamo, al 18, siamo già al 18 giugno del 43 E inoltre, eh, uno dei grandi grandi terrore è sempre stato di Vittorio Emanuele che lo spinse e poi contribuì alla sua decisione: ad esempio, di affidare il governo a Mussolini all'indomani della marcia su Roma. È la paura di una guerra civile. Il Partito Fascista controlla la milizia armata, eh, che su, se supportata dai tedeschi e dall'SS, molto presenti a Roma, potrebbe dare fastidio al, alle forze armate italiane e addirittura minacciare l'esistenza stessa del governo italiano, e quindi avverte l'esigenza di muoversi eh, sotto traccia in qualche modo, di muoversi con profonda attenzione e per evitare problemi maggiori. Inoltre il re eh, è condizionato dal fatto che non ha nessuna fiducia nella classe liberale che è rimasta in clandestinità o che comunque è rimasta eh, nel giro della politica e tantomeno nei confronti dei, di coloro che si affacciano a ritornare in Italia dopo tanti anni di esilio come negli antifascisti concentrati in Europa o in Unione Sovietica o negli Stati Uniti, e li vede, continua a considerarli come li considerava vent'anni prima, quindi come coloro che rischiano di minacciare la stabilità della nazione, metterne in discussione i valori fondanti. Insomma, in questo senso, prima di prendere una decisione che e inevitabilmente potrebbe comportare come conseguenza il ritorno di queste persone al potere, aspetta e vedremo come questa attesa sarà fatale per le sorti d'Italia. Nel frattempo il 13 giugno è un evento spartiacque fondamentale e decisivo perché cadde Pantelleria, Pantelleria è il primo lembo nazionale invaso dal, dal, dagli angloamericani e, e Pantelleria era stata venduta tra virgolette, dal regime all'opinione pubblica nazionale e internazionale, come un bastione imprendibile, come l'anti-Malta, come un paracarro al centro della, del Mediterraneo. E così non sarà, perché Pantelleria si arrenderà al solo potere delle forze dell'aviazione nemica. Non un solo inglese sbarcato sull'isola sarà impegnato in combattimento col numeroso presidio italiano. Le, I bombardamenti furono continui notte e giorno, con un'intensità spaventosa mai vista fino a quel momento nella storia. Eh, L'isola venne letteralmente spazzata via. Ciononostante, le vittime furono pochissime. Il passivo italiano ebbe pochissime vittime, e ancora meno furono i civili perché erano nascosti all'interno di questi grandi hangar, queste caverne. Eh, all'interno dell'isola, tuttavia, eh, l'ammiraglio Pavesi, comandante del presidio, reputò che fosse giunto il momento della resa, poiché vi era difficoltà nella fornitura dell'acqua all'interno del, dei, dei, dei reparti distribuiti intorno all'isola e quindi gli chiese e ottenne da Mussolini l'autorizzazione alla resa. E la reazione in Italia da parte dell'opinione pubblica e della politica fu di shock. Ci sono i diari dell'epoca di, di, di ministri, di gerarchi e di militari, che non, non c'è nessun diario di questi che non, abbia un, non si soffermi su Pantelleria. Fu qualcosa di cui tutti parlarono. E, e fu l'argomento al centro anche dell'ultima dell riunione del Consiglio dei Ministri del, del, del governo Mussolini, che fu caratterizzata, come dicevo, da un durissimo scontro tra Vittorio Cini e Benito Mussolini. Perché eh, Cini e altri ministri fecero capire a Mussolini che in sostanza la guerra era perduta, e che bisognasse quindi prendere eh, tranne le conseguenze. Ma Mussolini ribadì ciò che poi ribadirà anche in Gran Consiglio, con parole molto simili: che nessun'altra alternativa è possibile se non questa, vincere o cadere accanto alla Germania, e non un minuto prima per l'onore della nazione. Non è ora di discussione. In Italia, la discussione chiuse il Consiglio dei Ministri e di fatto eh, mandò licenziò i suoi ministri. Altro evento decisivo, il 10 luglio, è lo sbarco eh, degli alleati in Sicilia, uno degli eventi più importanti di tutta la seconda guerra mondiale. Non mi soffermerò su questo tema, che è peraltro è il tema sul quale sto compiendo le mie ricerche in questo momento e mi vedrà impegnato nei prossimi anni. E, diciamo che questo è un altro elemento chiave per spingere... Eh, Diciamo i decision makers, come si direbbe all'inglese, italiani a prendere eh, una decisione eh, in questo senso nei confronti del regime di Mussolini. Perché? Perché il lo sbarco in Sicilia fu un successo notevole da parte degli alleati, soprattutto nella prima fase. Nella prima fase, le, le resistenze italiane, che erano concentrate per lo più nelle unità costiere, che erano composte da militari per lo più anziani, male armati, privi di esperienza bellica. E per lo più composti da, da locali, eh, non, non poterono opporre una resistenza valida perché, mh, quando hai un nemico che, mh, protetto dai grossi calibri della flotta, dal totale controllo dei cieli quindi dell'aviazione, e che è in grado di sbarcare velocemente eh, eh, carro armati e unità corazzate, se sei privo di forze anticarro e di un adeguato supporto dell'aviazione, sei costretto a, a proporre una resistenza per lo più simbolica e ritirarti. Mussolini, invece, al contrario, fece il famoso discorso, li inchioderemo sul bagnasciuga, eh, non un solo inglese deve rimanere vivo al momento dello sbarco, ci precipiteremo con tutte le nostre forze, ma eh, questi discorsi a sfondo retorico tradivano eh, una mancanza di consapevolezza di quella che era la realtà militare in una guerra moderna, perché con lo spirito e le baionette contro i carro armati si fa ben poco e la Polonia l'aveva già dimostrato. Del 39, e, e quindi il, lo shock fu enorme. Il, il, lo sbarco fu un grande successo. Anche se successivamente poi le, le operazioni militari eh, subiranno un rallentamento, le unità italo-tedesche sapranno organizzare una linea difensiva sul Simeto, nella zona di Catania. Ma questo sarà, sarà qualcosa che accadrà più avanti. In questo momento, quel che conta raccontare e, e capire è che. Eh, L'avanzata furiosa degli alleati in Sicilia spingerà ancora di più nello sconforto, eh, persino quelli che erano gli uomini più legati e vicini a Mussolini. E, e soprattutto è il re, che un'altra confidenza che si lascia sfuggire a, al generale Puntoni, che è piuttosto significativa dello stato d'animo del sovrano, ecco dice: Sarebbe grave se il duce dovesse perdervi la vita, si intende, in un viaggio in Sicilia, o essere catturato, quantunque la cosa faciliterebbe la soluzione di questioni molto importanti. cioè, Questa è un'altra prova, se vogliamo, di quanto stesse maturando la decisione fatale. E, cioè, Vittorio Emanuele che in sostanza dice, sì, il, il Duce andando in Sicilia si metterebbe a rischio e quindi mh, difficilmente lo farà, ma se anche dovesse andare di male per l'Italia sarebbe senz'altro un guadagno, qualcosa di positivo. E, ma nel frattempo... A muoversi e anche, sono anche gli uomini all'interno della gerarchia fascista più vicini a Mussolini. Dicevamo: il Sottosegretario Alessia di Bastianini propone a Mussolini un viaggio diplomatico da affidare a, a un diplomatico Fummi che ha legami col Vaticano, e egli dovrebbe raggiungere eh, la, la Gran Bretagna e il Regno Unito e farsi eh, diciamo, portare avanti una proposta di. Eh, di pace da parte del regime fascista italiano nei confronti degli alleati, quantomeno sondarli per vedere quali potrebbero essere le loro richieste. Mussolini, secondo il racconto di Bassolini nelle sue memorie a questa proposta, all'inizio rispose in maniera molto fredda, molto tiepida, eh, non era entusiasta, tuttavia non la impedì: in sostanza fece capire, io di questa cosa non so nulla, fate come credete. E la missione verrà superata dagli eventi che porteranno proprio alla caduta del fascismo, ma sappiamo che la posizione degli alleati su questo era piuttosto intransigente. Nessuna trattativa con uomini legati al regime fascista tratteremo nel caso mh, dovesse cadere il governo Mussolini e con i nuovi eh, rappresentanti. E il 16 luglio del 1943 è un'altra data spartiacque, perché eh, i gerarchi allarmati dal, dalle notizie provenienti dalla Sicilia consapevoli, eh, chi più, chi meno, che la, la situazione oramai volgeva verso eh, la catastrofe, sentono l'esigenza di far sentire la loro voce a, a Mussolini. L'occasione gli è data da una decisione del segretario scorza di indire eh, nei capoluoghi di regione delle adunate di propaganda. In sostanza, i gerarchi più rappresentativi del regime dovevano recarsi nelle loro città. E eh, cercare di eh, rilanciare eh, la, la propaganda di guerra per cercare di rinfocolare la speranza nella resistenza. Ma questo incontro in realtà prenderà tutt'altra piega perché eh, i, i, i gerarchi fascisti, appunto, ne approfitteranno per, eh, per dare voce alle loro, ai loro turbamenti e, soprattutto, tramite Farinacci, eh, proporre la convocazione del Gran Consiglio che ricordiamo non si riuniva dal 1940, vabbè, quindi. Anzi, precisamente dal settembre del 1939 quando scoppiò la, la, la seconda guerra mondiale e fu convocato per adottare quella che poi fu la decisione della non belligeranza. Da quel momento in guerra non fu più convocato. Però eh, la situazione era talmente grave che lo stesso Mussolini, pur contrario, eh, decise di, di venire incontro ai gerarchi e quindi promise di convocare il Gran Consiglio. Eh, ma l'attenzione di Mussolini in questo momento non era tanto le questioni di politica interna e il confronto con i suoi gerarchi, mh, era a cercare di ottenere da Hitler quanti più aiuti possibili per eh, portare avanti la resistenza italiana. Eh, Hitler, che era eh, scontento, si fa per dire. Della, della resistenza italiana in Sicilia era, era fortemente critico eh, sentiva l'esigenza di, eh, di avere un confronto diretto con Mussolini, non si fidava della gerarchia militare italiana tanto meno di, dei politici italiani e della monarchia voleva, voleva avere un rapporto mh, per dire a quattro occhi con, con lo stesso Mussolini quindi lo convocò di fatto a, a convegno e all'inizio propose di tenere questo governo di questo, questo convegno in Germania, l'Italia invece propose di tenerlo, visto che l'ultimo era stato a Klesheim e, in Italia e alla fine si decise di, di, di fare il convegno a Feltre, nella villa Gaggia, che era in sostanza metà strada. E, um, Mussolini andò a questo convegno con mh, la promessa, eh, dopo aver fatto una promessa, al generale, al capo di stato maggiore Ambrosio e al re, secondo quella che è la ricostruzione di questi eh, successiva, la promessa di sganciare le sorti dell'Italia eh, dell da, da quelle della Germania e quindi di ottenere dalla Germania la possibilità di eh, sostanza rompere l'alleanza. Ma al cospetto di Hitler, secondo quanto ci ha raccontato eh, Alfieri, che era ambasciatore d'Italia in Germania, Mussolini non ebbe la forza e il coraggio di tenere questo tipo di discorso. Ora, secondo alcuni uomini che lo conoscevano bene ed erano stati a contatto con lui in alcuni momenti chiave, Mussolini nutriva una sorta di paura fisica nei confronti di Hitler, che, a cui contribuiva la situazione in cui si era. E eh, appena ebbe la possibilità di, di vedere Hitler, di fatto Mussolini non, non riuscì neanche ad aprire bocca perché fu Hitler a investirlo di, di insulti, contumegli fece un discorso lunghissimo e durissimo contro l'Italia, contro le forze armate italiane che non si battevano e scappavano contro l'incapacità organizzativa dell'aeronautica dell italiana di, di saper difendere gli aeroporti che vedevano quindi gli aeroplani distrutti al suolo prima ancora di entrare in combattimento. Quindi Mussolini, colpito da questa dura reazione, e forse forse in corso suo nemmeno lui ancora convinto di, di, di portare avanti il discorso nei, nei termini que, per i quali lui, comunque lui si era impegnato nei confronti del re e, e, di, e di Ambrosio, si limitò ancora una volta a chiedere aiuti militari. Aiuti militari che Hitler eh, escluse nella qualità di truppe corazzate e aviazione, ma solamente truppe di fanteria. E Mussolini quindi sconsolato, abbattuto, fu costretto a confrontarsi con Alfieri Bastianini. E lo stesso Ambrosio, e, e di fatto provocando in queste persone una profonda delusione, profondissima, perché le reazioni a questo convegno di Feltre furono per Mussolini fatali. Fu, Feltre è stato l'elemento decisivo, finale, elemento chiave, che spinge, spingerà eh, Vittorio Emanuele a decidere di eliminare Mussolini dal potere. Perché? Perché Mussolini, una volta arrivato a Roma, sarà costretto a, a, a raccontare quanto è accaduto a Feltre allo stesso sovrano e il sovrano rimarrà deluso dal da racconto di Mussolini. Capirà in quel momento che non potrà essere Mussolini colui che tirerà fuori l'Italia dalla situazione in cui è in quel momento, in più a contribuire in maniera decisiva sarà anche il bombardamento di Roma, il primo di, vero bombardamento che subirà Roma se, sempre il 19 luglio, quindi lo stesso giorno di Feltre mentre Mussolini è a Feltre a discutere a discutere si fa per dire con Hitler a, a subire il monologo di Hitler eh, Roma viene investita da un potente e violento attacco dell'aviazione alleata che eh, avrà come obiettivi soprattutto la zona eh, della stazione e degli scali quindi della ferrovia e al, nei luoghi più colpiti dall'attacco anglo americano si presenterà uh, il re, che verrà colto però, in maniera molto fredda e silenziosa dalla popolazione, indice quindi di un inizio di progressivo distacco tra il popolo e la monarchia. E questa reazione spaventerà il re, al contrario, il papa verrà colto tra, dal calore della folla e dall'affetto. E quindi ci fu questo interessante anche mettere a mettere a confronto le reazioni della folla a questo gravissimo evento. E quindi la città è fortemente colpita eh, e, e quindi l'opinione pubblica. Percepisce che nemmeno più la capitale, nemmeno più Roma può, essere, può salvarsi dalle distruzioni della guerra, perché fino a quel momento Roma godeva di una sorta di eh, status privilegiato, poiché sede del Vaticano e quindi gli alleati avevano cercato di risparmiarla la guerra, ma per dare un segnale netto al, agli, agli italiani che non. Dovevano prendere in considerazione le trattative di pace, decisero di colpire la capitale al cuore. Mussolini aveva definito eh, il Vaticano la più grande contraerea italiana, proprio perché fino a quel momento era, era riuscito a evitare a Roma attacchi. Ma come abbiamo visto, appunto, anche questo mito cadrà. E veniamo agli ultimi giorni prima della caduta del fascismo. Eh, Dino Grandi eh, parte da Bologna, raggiunge Roma e mh, prende in mano la situazione e comincia a fare dei sondaggi. Comincia a incontrare uomini della gerarchia fascista, comincia a incontra il segretario del partito, a cui sottopone l'ordine del giorno che ha preparato in vista della convocazione del Gran Consiglio. E un ordine del giorno che col tempo subirà delle modifiche, la prima stesura è molto più lunga e è, è anche più esplicita nei toni rispetto a quella finale, che invece avrà toni più ambigui, e, ed è questa la copia che giunge sulla scrivania di Mussolini la stes lo stesso giorno e che Mussolini in un dialogo con uh, Scorza definirà irricevibile vile, perché in sostanza questo ordine del giorno chiede a Mussolini di farsi da parte. E, ma contestualmente al piano dei politici quindi quello di Dino Grandi e dei suoi amici mh, dei suoi sodali, dei suoi colleghi in particolare Bottai e, e Federsoni saranno quelli che gli daranno la da maggiore mano anche, i ministri, eh, anche alcuni ministri eh, ovviamente della, del governo Mussolini e l'ultimo governo chiaramente daranno il loro contributo però sopra, saranno soprattutto questi tre personaggi eh, Grandi, Federsoni e Bottai a elaborare, proprio a scrivere, a stendere il testo del, dell'ordine del giorno. Contestualmente a questa manovra vi è quella militare di cui abbiamo parlato precedentemente, che abbiamo visto è partita dopo class con uh, l'elaborazione del piano. E di fermo di Mussolini e che attende solamente che il re dia l'ordine e la macchina verrà messa in moto. Questo eh, piano prevede eh, di fermare Mussolini al Quirinale lunedì 26 luglio perché Mussolini era solito ogni lunedì a incontrare il re in, in, nel, nel loro confronto settimanale, e bloccare le centrali telefoniche della presidenza del Consiglio e il Ministero dell'Interno chiaramente che è quello che controlla le forze di polizia, sciogliere il partito. Fermare i gerarchi più pericolosi, lo stesso Mussolini, appunto, e incorporare la milizia nell'esercito, passaggio chiave perché la milizia era il braccio armato della cosiddetta rivoluzione fascista e, se minacciata di scioglimento. Avrebbe visto molti dei membri di questa milizia non tanto per amore di Mussolini, ma perché costretti di fatto a perdere il loro lavoro, il loro stipendio, a, a scatenarsi contro le forze armate stesse. Quindi, con un'abile mossa politica, ehm, Ambrosio Castellano e successente Badoglio capiranno che la milizia non doveva essere sciolta, ma semplicemente, eh, come dire. Spogliata di simboli del fascismo, eh, andrebbe quindi inserita all'interno dell'ordinamento delle forze armate e più probabilmente sostituire quindi i fasci dittori con le stellette. E il re incontra, dicevamo, eh, Mussolini al ritorno da Feltre e, e sostanzialmente gli fa capire che la situazione è, è compromessa. Spera ancora, come dicevamo prima, in un passo indietro di Mussolini che risparmia a lui, al Gran Consiglio e all'esercito stesso di prendere in mano la situazione. Dice, situazione tesa, non può più durare a lungo. La Sicilia è ormai andata, i tedeschi ci giocheranno un colpo mancino. La disciplina delle truppe è scaduta. Sono brutti i tempi per lei, ma sappia che lei ha un amico in me. So quanto l'Italia e la dinastia le debbono. Quindi vediamo ancora un tono molto deferente nei confronti di Mussolini e addirittura l'assicurazione che qualsiasi cosa accadrà, il re risponderà lui eh, nei confronti della, di Mussolini. E questa promessa di Vittorio Emanuele sarà fondamentale per capire anche l'atteggiamento psicologico di Mussolini in Gran Consiglio, perché ci si potrebbe chiedere come mai Mussolini ostentava una tale sicurezza in Gran Consiglio, che le conseguenze dell'approvazione dell'ordine del giorno grandi non, non, avrebbero avuto una, non avrebbero avuto conseguenze decisive nei suoi confronti, che cosa gli faceva supporre che il re, in fin dei conti, sarebbe rimasto alla sua parte. E, è lecito proporre, avanzare l'ipotesi che proprio questo discorso che Vittorio Emanuele fece a Mussolini pochi giorni prima del Gran Consiglio abbia avuto questo tipo di impatto, cioè sapere che comunque qualsiasi cosa potesse accadere, il re sarebbe stato dalla sua parte. In realtà, in questo senso, Vittorio Emanuele sta, sta giocando con astuzia, con diplomazia per, da un lato, assicurarsi eh, la fiducia ancora di Mussolini per evitare eventuali colpi di testa, ma al tempo stesso sta lavorando con i suoi avversari politici alla sua rimozione. E arriviamo finalmente all'argomento centrale del, del libro, che è la ricostruzione eh, che io ho proposto eh, di una sorta di verbale eh, di quanto accaduto in Gran Consiglio. Ora, un vero e proprio verbale non fu steso ufficialmente nonostante la richiesta di Grandi a Mussolini perché Mussolini non voleva che venisse registrato quanto detto in Gran Consiglio addirittura eh, vietò che si potessero prendere appunti ma questo divieto non fu seguito per fortuna nostra di noi storici perché eh, chiaramente eh, altrimenti non avremmo avuto la possibilità di avere una documentazione eh, di quanto accaduto durante la notte del Gran Consiglio perché gran parte della documentazione alla quale io attinto proviene da memoriali privati, da diari, da racconti, quindi da qualcosa che è stato inevitabilmente rielaborato successivamente, proposto come propria versione. Infatti, la grande sfida di questo libro è stato nel cercare di far combaciare punti di vista differenti. Chiunque di voi abbia mai partecipato a una riunione sa che, quando ci si confronta al termine di una riunione, ognuno dei membri di questa riunione farà un racconto diverso di quella riunione perché è il suo punto di vista. E così è stato nella ricostruzione del Gran Consiglio. E però, ad esempio, Luigi Federzoni eh, riuscì a prendere diversi appunti durante la seduta eh, che poi ha conservato e che recentemente sono stati acquisiti dall'Archivio Centrale dello Stato e messi a disposizione degli storici e io ho potuto consultare che, diciamo che, sono stati per me la prima traccia sulla quale impostare il mio lavoro. Successivamente lo stesso Federzoni eh, radunò a casa altri, alcuni dei gerarchi che avevano contribuito alla caduta di Mussolini, con loro stese lui, insieme a loro, una sorta di verbale nelle ore immediatamente successive. Successivamente, appunto, altri membri del Gran Consiglio proposero le loro versioni, quindi io ho cercato di, compreso lo stesso Mussolini, di incastrarle nel, in, nella maniera più corretta dal punto di vista filologico, perché chiaramente alcune ricostruzioni risentivano fortemente della volontà magari autogiustificatoria di chi scriveva o anche per la volontà di, di darsi un'importanza che poi non aveva avuto durante il, il Gran Consiglio e quindi eh, è stato per me molto importante confrontare le fonti differenti e laddove non vi era non combaciavano eh, puntare su quella che io ritenevo fosse quella più credibile da un punto di vista storico e come avviene la, la riunione? Sostanzialmente Mussolini fa un gran, lungo discorso introduttivo, un discorso per lo più uh, di carattere militare. Perché mh, obiettivo di Mussolini, in sostanza, qual è? Perché accetta di convocare il Gran Consiglio e soprattutto perché lo fa dopo Feltre, è questo che è fondamentale. Qui è lecito avanzare più di una ipotesi. Ad esempio, si potrebbe ritenere che Mussolini eh, cercasse nei confronti di Hitler eh, di presentarsi. Sotto una luce più sicura dal punto di vista politico interno, cioè voler dimostrare a Hitler che è ancora in grado di comandare lui, i suoi uomini, il Gran Consiglio, uscire dal Gran Consiglio con la vittoria del suo ordine del giorno e la sconfitta di quello di Grandi e quindi con, agli occhi di Hitler uscirà eh, rinforzato. Ma al contrario, potremmo invece valutare un'altra ipotesi, ovvero che Mussolini. È consapevole che ormai la partita è perduta, la guerra è perduta, non se la sente di assumersi sulle sue responsabilità il fardello della resa e soprattutto di dichiararlo a Hitler. E quindi, con una vittoria dell'ordine del giorno di, di Grandi, la decisione di fatto sarebbe collettiva del Gran Consiglio, non di Mussolini stesso, che decidono quindi di. Eh, avviare, di eh, mh, sollevare Mussolini dalla responsabilità di condurre avanti le operazioni militari perché ricordiamo il testo dell'Ordine del Giorno Grandi, nella sua ultima stesura, parla di eh, restituire al re la delega dei poteri del comando militare che Mussolini aveva ricevuto dal re stesso all'inizio della guerra. E quindi in questo senso potrebbe essere avanzata l'ipotesi che Mussolini cerchi di scaricare la responsabilità della decisione, e quindi oramai della, della fine della guerra, sui suoi uomini. Oppure, ancora al contrario, un'altra ipotesi potrebbe essere che Mussolini cerchi di portare allo scoperto le posizioni critiche che fino a quel momento sono sospetti, sono rapporti informativi dei suoi, dei suoi poliziotti, sono delle voci, sono dei si dice, ma ancora in concreto nessuno ha avuto il coraggio di presentarsi a lui e dirgli concretamente devi farti da parte e, e lasciare nelle mani del re la gestione della questione militare. Quindi lui spera, magari, spererebbe, attraverso il Gran Consiglio di portare eh, fuori queste posizioni in modo tale da eh, finalmente eh, fare in modo che eh, la situazione venga chiarita e risolta. Quindi Mussolini introduce eh, la questione bellica e fa un discorso... Drammatico, nel senso che è un discorso, lo vedrete nel libro, che non lascia speranze. Mussolini sostanzialmente racconta del perché si è arrivati a questa situazione, come se fosse un giornalista, come se stesse facendo una cronaca, come se non fosse lui il responsabile degli eventi catastrofici che sta raccontando. E quindi, anche con una certa precisione, in alcuni momenti racconta. Sostanzialmente per farla breve, poi nel libro è tutto molto più approfondito. Dice da quando gli americani sono sbarcati in Nord Africa e, e noi ci siamo ritirati e La la guerra in sostanza ha assunto una, un, per noi una, contorni drammatici e decisivi. In sostanza, quando un esercito perde l'iniziativa, è costretto solamente a difendersi e, e indietreggiare e, a, e arretrare a quel punto. E le probabilità di vincere una guerra sono molto più ri ri risicate, chiaramente. E allora cosa dice Mussolini? Come conclude il suo discorso introduttivo? Così lui eh, chiede: noi, lui dice: Noi siamo legati ai patti, pacta servanda, Ora il problema si pone guerra o pace, resa, discrezione o resistenza oltranza. Cioè quello che dicevamo prima. Lui vuole che il gran consiglio assuma una posizione sul discorso della guerra. Dobbiamo andare avanti o dobbiamo arrenderci? Dobbiamo porre il dilemma ai tedeschi, come lui si era impegnato a fare a Feltre e non, e non fece, e, oppure dobbiamo al contrario resistere fino all'ultimo, il Gran Consiglio decida, ma lo fa dopo aver illustrato una situazione militare davvero deprimente, davvero eh, disastrosa. E infatti i gerarchi che prenderanno la parola dopo di lui, questo eh, proporranno, nel senso che chi... Eh, starà dalla parte di grandi quindi i, 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 i 19 che voteranno su ordine del giorno e lo difenderanno in gran consiglio alcuni di questi far, citeranno le parole stesse di Mussolini eh, nel senso Duce tu ci chiedi una decisione se continuare a combattere o resistere Bottai dirà ma sono le tue stesse parole sono le tue stesse parole che ci fanno capire che la situazione oramai è perduta che la guerra è perduta e quindi non resta altra possibilità e De Bono al contrario, invece, farà un discorso in cui difenderà l'esercito. Era un generale dell'esercito e aveva combattuto durante la prima guerra mondiale. E, se non ricordo male, forse eh, qui, su Grappa, esatto. E, e quindi farà una difesa vigorosa delle, delle tradizioni militari italiane. E De vecchi. Su più o meno sullo stesso piano, Bottai capisce che la discussione sta prendendo i contorni di una discussione tecnico-militare operativa che, e che non è questo l'obiettivo del Gran Consiglio e, soprattutto, di Grandi e dei suoi uomini. Ricordiamo: l'obiettivo di Grandi e dei suoi uomini è quello di provocare attraverso un, un voto del Gran Consiglio una crisi politica all'interno del, del regime mussoliniano e quindi hanno bisogno che la discussione sia nei termini della politica. E quindi Bottà intuisce l'insidia e, e ribalta la questione e parla di politica, della ragione, quindi se politicamente la guerra ha ancora un senso per l'Italia. E viene il discorso di Ciano, molto importante. Ciano è in una situazione molto difficile. All'inizio, Grandi vorrebbe, farebbe, vorrebbe fare a meno dell'appoggio dell di Ciano al, al, all'ordine del giorno che porta il suo nome, un po' perché tra i due. Non, non ci sono mai stati rapporti di amicizia, anzi in passato anche di una certa rivalità. Ciano aveva una certa gelosia nei confronti di Grandi, che era stato ministro degli esteri prima di lui, era stato ambasciatore a Londra e quindi non lo vedeva di buon occhio. E dalla parte di Grandi vi era anche l'idea di non compromettere il valore politico di rottura del, del, dell'ordine del giorno che porta il suo nome approvato in Gran Consiglio. Con l'appoggio di un uomo come Ciano, che era inviso a gran parte dell'opinione pubblica, a gran parte della, tanto degli alleati quanto dei tedeschi, che in sostanza vedeva come una stella oramai cadente. Ciò Ciononostante, eh, Ciano intuirà l'importanza storica del, eh, del voto all'Ordine Giano Grandi e si batterà in Gran Consiglio per difenderlo e per votarlo. Farà un discorso importante in cui farà in sostanza la storia delle relazioni diplomatiche tra l'Italia e la Germania. Concluderà dicendo che, eh, se l'Italia deciderà di separare la sua, le sue sorti da quelle della Germania, non potrà subire da questa l'accusa di tradimento, perché l'Italia è sempre stata tradita dalla Germania negli anni precedenti. La decisione di entrare in guerra fu presa da Hitler senza consultare Mussolini. La decisione di attaccare l'Unione Sovietica, pure, e in sostanza, quindi. Portando avanti l'idea di, di due guerre separate. E, e quindi Ciano, che all'inizio fu un forte filo tedesco e, e fu lui a firmare il patto d'acciaio, e col tempo divenne invece molto ostile alla Germania, in gran consiglio ribadì le sue posizioni. E, e quindi votando di fatto contro il capo del fascismo, colui a cui doveva gran parte della sua storia politica, e anche tra l'altro suo parente. Quindi, in una situazione molto difficile. E Farinacci invece farà un discorso retorico, un discorso di, di totale adesione all'idea radicale di regime fascista. L'obiettivo di Farinacci che porta avanti un suo ordine del giorno, perché ricordiamo verranno proposti tre ordini del giorno, uno di Dino Grandi, che sarà quello che vincerà e porterà alla crisi del regime. Un altro di Farinacci che voterà solo Farinacci e che è molto simile all'ordine del giorno Grandi ma differisce in un aspetto sostanziale importante che è quello che non prevede la, la restituzione al re dei poteri politici e militari ma solo di quelli militari. Quindi un aspetto importante. E poi un ordine del giorno proposto da Scorza al segretario del partito insieme a Mussolini che sarebbe l'ordine del giorno ufficiale del partito e quindi quello che approva Mussolini. Farinacci è in accordo con i tedeschi. Il suo obiettivo è quello di mh, trasferire il comando delle forze armate eh, operative in Italia, dell'Asse, dal comando supremo italiano a quello tedesco. Perché è sempre stato un convinto filo tedesco, perché non si fida dei generali italiani, richiede la convocazione in Gran Consiglio di Ambrosio, che Mussolini nega ribadendo che è lui a capo delle forze armate e che quindi lui è in grado di dare tutte le, noz le nozioni del caso a riguardo. E successivamente la discussione viene incanalata in un, in un confronto tra i, i sostenitori più eh, rigidi, più estremisti del fascismo, che però non propongono concretamente delle... Delle proposte per risolvere la questione, loro si limitano a dire: eh, Mussolini ha sempre ragione, avrà ragione anche questa volta. È comunque meglio perdere eh, con onore che, che, che tradire, in sostanza, che poi è un po' la retorica che vedremo successivamente nella Repubblica Sociale Italiana. Mentre, Coloro che sostengono eh, l'ordine giorno grandi punteranno molto sul discorso appunto dell'impossibilità tecnica di portare avanti le operazioni oppure, oppure con grande abilità e intelligenza diplomatica, seguiranno quella che è la linea dello stesso Grandi nel suo discorso. Il discorso dei Grandi è molto importante. Io avevo preparato anche una clip da mostrarvi, ma non so se faremo in tempo a questo punto. E, in sostanza, Dino Grandi... Per non spaventare quelli che erano quelli che De Felice definirà eh, la palude del Gran Consiglio, ovvero i membri di fresca nomina del Gran Consiglio, i piccoli gerarchi, i pesci piccoli, coloro che avevano avuto eh, poca esperienza di mestichezza e che magari erano in dubbio se votare il suo ordine del giorno o quello di Mussolini per fedeltà eh, nei confronti di Mussolini, ma consapevoli oramai della situazione, ecco, per non spaventarli, Grandi decise di impostare il, il suo discorso e in parte anche il testo del suo ordine del giorno. Con delle formule molto ambigue perché Grandi dice in Gran Consiglio, ovviamente, Grandi non dirà mai in Gran Consiglio: Noi siamo qua per mandarti a casa, siamo qua per, eh, per, perché il re possa tornare a, a comandarci. No, questo non, 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 non poteva stare in piedi. Grandi il suo discorso è: Noi siamo qua per condividere con te sulle nostre spalle il fardello, il peso della guerra perché non è giusto che sia tu. Se solo tu a pagarne le conseguenze, ci siamo qui anche noi e noi vogliamo condividere con te queste responsabilità e siamo qua quindi per aiutarti. E metterà tutta una serie di stilemi retorici. Lui era stato un notevole diplomatico nella sua vita perché fare l'ambasciatore a Londra negli anni della crisi d'Etiopia e rimanere in equilibrio tra la stima di Churchill e le direttive di Mussolini non era facile. Quindi aveva sviluppato negli anni una forte, una discreta abilità. Eh, diplomatica in questo senso. Quindi seppe in alcuni casi anche carpire la buona fede, tra virgolette, l'ingenuità di alcuni gerarchi, alcuni di questi tra l'altro pagheranno con la loro vita fucilati a Verona dal, in un processo farsa in, incredibile orchestrato dalla Repubblica Sociale Italiana e si difenderanno. Al processo dicendo appunto: Ma Grandi non ci ha mai detto quello che voleva realmente fare, non ci ha mai detto che l'obiettivo del suo ordine del giorno era fare fuori Mussolini. Al contrario, in Gran Consiglio, come potranno confermare anche i testimoni dell'accusa, lui disse: Siamo qua per, per te, per aiutarti, e così via. E, e in questo modo quindi alcuni indecisi si sentirono più sollevati ecco, nel votare questo ordine del giorno, mentre quelli più scaltri, quelli che avevano più esperienza politica, quelli che erano nel giro di Grandi erano consapevoli di ciò che comportava e lo stesso Mussolini in realtà in gran consiglio a un certo punto cercando di scuotere questi indecisi e portarli dalla sua parte fece un discorso molto chiaro molto netto molto forte ricostruito sempre nel libro in cui dice in sostanza state attenti camerati che eh, questo ordine del giorno potrebbe por portare a delle conseguenze molto gravi per il regime e per me stesso perché il re Potrebbe da un lato decidere di accogliere il vostro ordine del giorno una volta approvato e tranne le conseguenze politiche del caso e quindi rimuovermi dal potere. In questo caso si aprirebbe il capitolo Mussolini giubilato. Ma al contrario il re potrebbe decidere di non ascoltare quanto il Gran Consiglio propone e quindi respingere l'ordine del giorno e ribadirmi la fiducia come ha fatto proprio due giorni fa. E a quel punto si creerebbe un grave problema tra. Il massimo, no, il massimo organismo direttivo del fascismo che delibera, e il massimo esponente istituzionale italiano che respinge. In quel caso il problema sarebbe vostro. Quindi pensate bene a quello che state per fare. Quindi quasi minatorio nei toni. E questo provocò in effetti una certa frattura nel, tra i sostenitori dell'Odine Giorno Grande grandi, perché alcuni di loro quelli più spaventati, quelli più indecisi, anche quelli che più subivano il fascino di Mussolini, che indubbiamente conservava ancora una grande capacità oratoria, soprattutto sui suoi uomini, personaggi che erano nati e cresciuti col mito di Mussolini, e iniziarono a vacillare e a ritrattare. Suardo, ad esempio, che era il presidente del Senato, che aveva assicurato il suo voto a Grandi, lo ritirò. Fu seguito da Cianetti. A sua volta aveva appoggiato l'ordine del giorno grande e disse: Ma io non sono convinto, io non ci vedo, ci vedo qualcosa di oscuro. E poi il Duce ha appena parlato e verrà proposto l'ordine del giorno del partito, non, non me la sento. Quindi iniziò a ritrattare e persino Ciano a quel punto saltò su con un discorso abbastanza ambiguo in cui disse: ma mh, dobbiamo valutare, mh, siamo proprio sicuri, forse la cosa migliore sarebbe fondere i due ordini del giorno, un compromesso politico, quindi tra l'ordine del giorno grandi e quello scorso, così siamo tutti contenti. E a quel punto fu Bottaia a riprendere in mano la situazione. Questo è il passaggio chiave della seduta. Perfetto, prende in mano la situazione e facendo leva anche sull'orgoglio di coloro che avevano assicurato di appoggiare l'ordine del giorno grandi e ora invece lo ritrattavano, sostanz sostanzialmente disse, ma si è, siete siamo degli uomini cioè, vi rendete conto di che cosa avete assicurato di votare? Qualcosa che inevitabilmente ha e avrà delle conseguenze di un certo tipo e non si dà un voto così alla leggera a una cosa così grave e quindi fece appello al loro orgoglio perché cambiassero idea. Questo funzionò, funzionò perché a quel punto fu interrotta questa controffensiva mussoliniana e i gerarchi colpiti in questo senso, proprio da questo discorso che nel libro è riprodotto, se però, se però ritornare sulle loro posizioni, allora a quel punto Mussolini convocò la, la votazione, e stranamente, tra l'altro, decise di partire proprio dall'ordine del giorno grandi. Solitamente si partiva invece dall'ordine del giorno del partito, ma qui sta proprio l'ambiguità del te, della tematica mh, Gran Consiglio, cioè del grande mistero di Mussolini quella notte. E, e mh, a quel punto la votazione che fu fatta su appello nominale, e quindi fu una votazione chiara e netta, eh, vide prevalere nettamente appunto i, i membri del Gran Consiglio che appoggiavano Grandi. A quel punto Mussolini chiuse la riunione e andò a casa, a, casa, a Villa Torlonia. E, e dopo aver trascorso una notte in sonno il giorno dopo si presenterà a Villa Savoia dal Re. Il re aveva anticipato la riunione con Mussolini dal lunedì alla domenica per affrettare gli eventi e mh, a confronto con il sovrano il re eh, praticamente lo, di fatto lo licenziò. La formula costituzionale dell'epoca prevedeva di accettarne le dimissioni. Mussolini cercò in vano di convincere il re che in fondo il voto del Gran Consiglio non aveva valore legale e costituzionale, ma aveva un valore per lo più consultivo e che poi comunque il Duce avrebbe. Deciso se accettare o meno il consiglio, il consiglio dei suoi uomini, ma il re fu inflessibile e ribadì che non poteva prendere altra decisione che quella di interpretare la volontà della nazione di cambiare, di separare le sorti dell'Italia da quelle del regime fascista. Mussolini è, pensate si era presentato al, al, all'incontro con il re con una copia della legge istitutiva del Gran Consiglio con la lettera di Cianetti che gli era arrivata poche ore prima in cui ritirava il suo voto a Grandi, questo per convincere il re che eh, stavano iniziando a, i ripensamenti e era stato in questo senso eh, convinto da alcuni suoi uomini più estremisti a lui vicini che... In sostanza appunto il Gran Consiglio non avesse un valore legale tale da provocare la crisi di, di un governo come un voto di fiducia o sfiducia del Parlamento, ma appunto il re non, non ascoltò queste, queste, queste proteste e, e ribadì che eh, Mussolini doveva farsi da parte, che Badoglio era stato scelto come nuovo capo del governo e che avrebbe comunque lui assicurato la, 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 la sorte personale di Mussolini. Mussolini verrà arrestato, anzi per il meglio dire fermato, eh, perché un vero e proprio mandato di cattura non fu, fu, non fu mai proposto, ma fu fermato dai carabinieri fuori da Villa Savoia, fu molto complicato organizzare questo, questo fermo, potete immaginare, eh, perché il re fu costretto, torto collo dai suoi collaboratori da Quaroni, Ambrosio e Cerica, comandante dell'arma dei carabinieri, a operare l'arresto di Mussolini all'interno della sua casa, quindi tradendo di fatto, se vogliamo, il dovere dell'ospitalità ma non c'era possibilità di fare diversamente perché lasciare andare Mussolini prevedeva il rischio di una sollevazione popolare contro il nuovo governo e l'impossibilità di poterlo ricatturare, quindi in sostanza concludo eh, come, come sappiamo appunto eh, il regime fascista di fatto si sciolse come neve al sole nelle ore successive, il re Badoglio fecero i loro appelli alla nazione eh, la milizia non si sollevò contro le forze armate e contro il governo, ma anzi si mise agli ordini del generale Armellini, nuovo comandante della milizia proveniente dall'esercito. E, e gli stessi membri del fascismo per lo più si preoccuparono chi di scappare in Germania, come ad esempio Farinacci, chi invece di rifugiarsi in, in casa in qualche, o chi di prendere la via, magari ad esempio, del, di, di, di uno Stato neutrale. Insomma, cioè capirono che... Quando il re ebbe, ebbe preso la, la decisione di in sostanza eh, togliere il potere a Mussolini e affidarlo soprattutto a Badoglia, ecco, lì capirono, intuirono che per loro era finita perché alcuni di loro continuavano a conservare la speranza di poter vedere affidato a loro eh, il capitolo successivo della storia d'Italia. Ciano era tra questi, ad esempio, lo stesso Grandi, invece no, verranno liquidati verranno liquidati e la decisione del re fu quella di orientarsi proprio nei confronti di Badoglio, questo perché ciò che rimaneva in Italia di istituzione ancora funzionante era sostanzialmente l'esercito, l'esercito era quello che poteva ancora in qualche modo assicurare la continuità statale, quindi mettere al comando del governo un... Uomo proveniente da quel mondo, eh, per il re era, era, era la, la sicurezza, la certezza di poter continuare comunque a governare gli eventi tramite eh, il controllo delle forze armate, da sempre fedeli a, alla sua casa regnante. Questo in sostanza per fare una panoramica degli eventi che hanno portato il Gran Consiglio e quanto accaduto in Gran Consiglio. Io adesso sono a disposizione delle vostre domande, dei vostri. Eh, Interventi anche, se qualcuno ha delle dichiarazioni. Abbiamo grossomodo una decina di minuti, quindi pregherei chiunque vuole intervenire di fare delle domande e non dei discorsi, perché altrimenti, eh, altrimenti rubano spazio agli altri. È eh, una domanda interessante. Eh, magari, eh, 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 Francesco, ti facciamo un giro di domande eh, e poi un giro bene. di risposte, sì, altrimenti sì. spessettiamo troppo il discorso. La mia domanda riguarda la, tecnicamente questo gran consiglio. Non ho capito a che ora è iniziato. Vedo che è finito alle due di notte e quindi presumo sia iniziato verso sera. E per, perché perché sta, questa questione di, di, di farlo di sera, eccetera, eh, se c'era una motivazione, se è casuale... Eh. Ok, perfetto. Erano già stati, stati presi i contatti con gli alleati per... per rendersi in sostanza prima del Gran Consiglio Sì, mi, mi sorprende l'impreparazione forse di Mussolini per quello che ho capito dalle sue parole a questo Gran Consiglio nel senso che la sua controffensiva era debole e non aveva assunto prima informazioni perché aveva i modi probabilmente per tastare il terreno e per sapere chi era con lui, chi era contro di lui. Mi sembra quasi un Mussolini stanco che voleva un qualcosa per uscire di scena, per così dire. Allora inizia a rispondere. Se ci sono altre domande, perché, eh, così poi diamo la possibilità al relatore di fare un giro di risposte. Allora, Francesco no, okay. cioè, forse lì una domanda, no. sì. François, Scusa. Mm -hmm. e, Siccome nella prima parte aveva mostrato bene che la preoccupazione del re all'inizio del 43 era che fare con i tedeschi. Il pericolo tedesco. Lo svolgimento di, questo, di questa fase finale sembra. Come dire, poco coerente con quella consapevolezza e con quelle preoccupazioni, anche perché questa, questo andamento di queste giornate con queste mediocri furberie, mediocri sotterfugi di mediocri uomini, non fa altro che preparare poi la catastrofe dell'8 settembre. Ma dato che il Rene aveva dimostrato invece una certa lucidità, com'è possibile che non abbia potuto padroneggiare gli eventi in maniera diversa, soprattutto? Una chiarezza nel fatto di dovere definire rapidamente la partita della pace con gli alleati. Forse questo voleva dire aprire, aprire il campo agli antifascisti, all'antifascismo, perché è quello che chiedeva subito questa scelta. Ah, grazie intanto per le domande, tutte devo dire pertinenti. Parto da quella più rapida, sull'orario. Il Gran Consiglio solitamente si riuniva la sera. E, ma in questo caso, siccome si, ci si aspettava una durata molto lunga, perché erano in gioco le sorti, i destini della nazione e del regime stesso, Mussolini decise di anticiparla alle 17, che era un orario assolutamente non abituale. E quindi dalle 17 alle 2, in quasi ininterrottamente, perché fecero una sola pausa a un certo punto, verso le 23, che Mussolini propose di rinviare al giorno dopo la discussione, ma Grandi si oppose perché Grandi doveva uscire con una risoluzione definitiva del Gran Consiglio. E, e allora si decise di fare una pausa in cui Mussolini ascoltò alcuni, lesse alcuni documenti provenienti dai fronti di guerra e di un confronto con l'ambasciatore in Germania, Alfieri, per sapere qual era l'umore in Germania in quel momento e, e poi rientrò e in, in quella pausa grandi mh, ritirò tecnicamente le firme sul documento. E sul discorso delle correnti eh, chiaramente non parliamo di un partito democratico come può essere ad esempio appunto la democrazia cristiana, magari degli anni 70 e così via. Quindi parlare di correnti potrebbe sembrare improprio, anche perché per anni di fatto non ci furono grandi fratture all'interno del partito. Bene o male eh, sì, il minimo comune denominatore era l'obbedienza a Mussolini e cercare di compiacerlo il più possibile. Eh, sì, c'erano delle divergenze, magari dovute eh, all'indole anche personale, caratteriale del singolo gerarca. Allora abbiamo magari un Farinacci che è sempre stato più legato a un'idea di partito eh, legato alla milizia, quindi un partito quasi armato, rivoluzionario, sempre pronto a minacciare eh, gli avversari e magari invece un'ala più moderata, più conservatrice che proveniva dall'antica tradizione. Eh, eh, nazionalista italiana quindi quella legata a Federzoni e che quindi più legalitaria ecco in questo senso però parlare di, di correnti è un po' troppo, qui parliamo di singoli che hanno intuito e capito che per salvare oltre che se stessi quel cresce del, del regime secondo loro di positivo si debba, si debba evitare l'ultimo momento quando sarà a quel punto troppo tardi e quindi si attivano individualmente poi facendo squadra tra di loro per, per arrivare al loro obiettivo. Eh, la corrente implicherebbe un'idea proprio anche di più di profonda divisione eh, della politica che non mi sentirei di, di tirare fuori a, in questo senso. Eh, per quanto riguarda invece il discorso degli, dei sondaggi, dei tentativi di, a, a, di venire a un accordo con gli alleati, sì, ci furono. Ci furono i sondaggi? Da una, alcuni provennero dai membri della Casa Reale, e quindi, ad esempio, dagli Aosta e quindi, ad esempio, dalla eh, da, Principessa eh, che, attraverso uomini a lei legati, provenienti da ambienti liberali, eh, cercò di, di sondare eh, gli allievi. Diciamo non direttamente gli alleati, ma, ma ambienti vicino agli alleati per capire se c'erano possibilità. E, ma pare che lo stesso Maresciallo Badoglio fosse in contatto con, eh, con i britannici in particolare e che si fosse proposto, secondo un documento alleato che ho consultato tempo fa, eh, di lui proporre un sganciamento dell'Italia attraverso una sua azione politica. Eh, ma lo stesso Ciano, eh, sappiamo che aveva iniziato a prendere contatti. Ma la risposta che giungeva dagli alleati era sempre la stessa, come abbiamo visto per la missione organizzata da Bastianini: Non trattiamo finché c'è il regime fascista. Mentre dovesse cadere il regime, allora vedremo la situazione. E questo ci porta a rispondere alla domanda sul su re, che concerne forse più il momento su, immediatamente successivo agli eventi di cui parliamo, però comunque è, è centrale, nel senso che. Ora, pensare di poter sganciare contemporaneamente lo stesso giorno eh, l'Italia dal regime fascista e l'Italia dall'alleanza con la Germania, secondo me, dal mio punto di vista, è, è un'ipotesi che non sta né in cielo né in terra, nel senso che già, già portare il, al crollo il fascismo dopo vent'anni ha richiesto... Come abbiamo visto, un percorso complicatissimo, fatto di sotterfugi, fatto di furbizie, appunto, fatto anche di ranelli, ma molto complicato. E sono riusciti a farlo nonostante Mussolini controllasse decine di polizie, avesse il controllo di, 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 delle informazioni, delle intercettazioni e così via. Sono comunque riusciti a mantenere in qualche modo segreta questa operazione. Ma. Contemporaneamente, fare la stessa operazione nei confronti dei tedeschi con gli alleati, che quindi bisognava presupporre che eh, gli alleati si fidassero di te, che li, propone, li, li, eh, li promettevi la caduta del fascismo contestualmente alla resa, era impossibile. Beh, mh, per quanto siano state macchinose e per certi versi davvero anche mal gestite in alcuni momenti le trattative di resa del, dell'Italia con gli alleati. Dopo il 25 luglio, eh, era difficile, però, in una situazione come quella fare qualcosa di diverso e farlo meglio. Nel senso che dobbiamo concedere le attenuanti a chi era lì in quel momento senza incorrere nel rischio del, del senno di poi, nel senso che chi era lì in quel momento a governare aveva le responsabilità della nazione non poteva chiaramente sapere quello che sarebbe successo da lì a poche settimane e le cose cambiavano di giorno in giorno, quindi già aver convinto il re da parte di membri della politica o dell'esercito a fare questo è stato veramente già qualcosa di molto faticoso perché come abbiamo visto non faceva parte del suo carattere prendere un certo tipo di decisioni e le compromissioni erano notevoli, la paura degli antifascisti c'era, senz'altro. Le due cose insieme, Grandi ad esempio voleva proporre questo, il piano di Grandi completo passava il passaggio dell'Italia agli alleati lo stesso giorno, però senza un'adeguata preparazione militare, e qui abbiamo un esperto di, importante di storia militare, gli, gli effettivi vanno orientati in un certo senso, bisogna prepararsi, parliamo anche poi di due eserciti che vanno combattuto a fianco per, per anni e anni e, e alcune unità italiane erano anche incapsulate all'interno del sistema tedesco militare quindi quello avrebbe richiesto molto più tempo sicuramente più coraggio da parte delle, dei protagonisti e secondo me anche doti fuori dal comune che i personaggi in questione non avevano e da Badoglio a Vittorio Emanuele e come disse una volta Montanelli su, su Badoglio e sono d'accordo eh, non si può rimproverare a Badoglio di essere stato badoglio, cioè di essere stata una persona normale, perché per salvare l'Italia in quella situazione serviva una persona con qualità eccezionali, in quel momento non c'era. Sul discorso di Mussolini, Fiacco sicuramente, è vero, eh, leggendo il verbale in effetti viene fuori un personaggio che oramai è giunto alla conclusione, lo dice testualmente, oramai ho 60 anni e so come vanno le cose in politica. Anche se poi a un certo punto provava a rilanciare, non si sa quanto ci credesse o meno sul discorso, disse ad esempio una frase particolare, a un certo punto disse perché comunque io ho la chiave per risolvere la situazione ma non vi dico qual è. Questa è una frase che a me ha sempre fatto colpire perché se tu hai davvero una chiave per convincere i tuoi interlocutori che la situazione verrà risolta, digliela. Invece non la disse perché probabilmente neanche lui sapeva quale fosse. C'è chi ha avanzato l'ipotesi che fossero le armi eh, speciali tedesche, chi invece un accordo con la Russia eh, di pace. Poteva essere tutto, poteva essere niente. Fatto sta che l'atteggiamento fu per lo più passivo, tranne quando ebbe quella ripresa di cui abbiamo parlato precedentemente, in cui minacciò sostanzialmente i suoi interlocutori e che fu alla base del, del processo farsa di Verona del 1944. A questa minaccia e non averne, preso le, le, non averne compreso le conseguenze e per il resto sì, fu per lo più passivo fu molto spesso, mentre parlavano gli interlocutori, lui era, era divorato dal dolore allo stomaco, con entrambe le mani sul cinturone, all'altezza dello stomaco stesso, era molto pallido, molto emaciato, era molto dimagrito, aveva segnali proprio di fatica fisica ancora più che mentale e sembrava un uomo oramai quasi dimesso, e questa era l'impressione che diede anche ai suoi. Questo, è, questo fu un effetto catastrofico nei confronti anche di, di coloro che fino a quel momento ancora credevano in lui. Vedendolo in quelle condizioni dire quelle cose gravissime, fu il colpo di grazia finale. Quindi, effettivamente, questo lascerebbe presupporre l'idea di Mussolini oramai allo, quasi allo sbando, nonostante fosse stato avvertito. C'erano comunque, si parlava di complotti, gli erano arrivate delle lettere, gli erano arrivate delle informative su questo, ma lui ogni volta rispondeva no, è impossibile, sono tutte chiacchiere, questo è un fin giallo, è, anzi questo è giallissimo, a me non piacciono i gialli. Rispondeva più o meno sempre allo stesso modo, quindi sembra quasi che lui fosse andato consapevolmente incontro all'iceberg, però è solo una... Una lettura, al contrario, le, letture, cioè le proposte di lettura della sua decisione che, che vi, ho, vi ho enunciato precedentemente potrebbero essere anche quelle valide, come dicevamo. Quindi è un, resterà per sempre un mistero quello che avesse nella testa Mussolini quella notte. Fatto sta che le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, e questo ci, portano, questo ci porta quindi appunto a fare delle, delle riflessioni anche di questo tipo, sicuramente. Io vi ringrazio. Dobbiamo chiudere per motivi di orario, sono le 19, eh, se non ci chiudono dentro, eh, quindi vi do appuntamento a credo venerdì prossimo, se non sbaglio, e buona serata a tutti quanti, grazie.